Dimmi perché piangi, perché fai così. Tu sei la mia vita, tu sei Lollo! sempre Jim. Lollo, ciao, Ciao sono Vittorio di Limitati Network. Vitto. Ciao Lollo, come Scusa, va? mi trovi in un momento Sì, di estasi. ti vedo già prendere il primo sole di Sì, quest'estate ero qui palermitana. bello comodo qui sul Ma mio. metterci qualche cuscino, no, vero? Guarda, io penso che la vita Sì. sia sofferenza. Come dicevo. Jim ha sofferto per stare qui in mezzo a noi, per lanciare il suo messaggio ai giovani. Ha vissuto anni di inferno, quindi Sul dondolo senza cuscini. perché le comodità? Giusto. Quando la società poi alla fine non ti offre niente. No, Ecco, appunto. quindi la sofferenza va vissuta in prima persona, totalmente, a favorire. Grazie, come se avessi accettato. Grazie, sei Possiamo. tostissimo, guarda, sei troppo Mi divo. Io vi flascina. seguo sempre, questa Grazie. ambience, quest'ego che avete in questa trasmissione Sì, è sì. veramente Sì, vabbè, tostissimo. vabbè, No, ti giuro. vabbè. No, per carità. Lollo, Senti. ecco, dimmi. Io grazie a voi sono anche diventato famoso ormai, mi usano come Senti. portavoce, mi usano come, non mi viene la parola, ecco, come testimonial, cioè non so che vuol dire, però ecco, Vabbè, abbiamo visto che hai fatto anche per pubblicità, spot, diciamo. ecco, per spot televisivi, ti ricordi il cuore di canna per Sì, noi, come ciao no, belli, Qua... ecco, ieri sera ho visitato un posto meraviglioso. Sì. Ti giuro, un posto tostissimo. Ma io vorrei farti vedere il filmato che ho realizzato. Posso? Addirittura un filmato. Posso? Certo, ci Allora, mancherebbe. fate partire Andiamolo lo spot a che intanto faccio due tre tiri. Già belli. vedere. Meglio del bagno. Ciao sorella. Ma è tostissimo qua. Ciao ragazzi, sono Lollo e sono oggi qui al convento. C'è un posto, guarda, da sballo, cioè che mi flasha alla grande, ma acchiappa un casino. Cioè voi vi chiederete come Lollo in convento? Sì, perché? Perché c'è un ambience, un ego, una metamorfosi, c'è una situazione plasmatica, cioè non so che vuol dire, però mi è venuta bellissima, cioè che mi permette di riflettere, ecco, di entrare in me stesso e riflettere sulla vita. Su Jim che è vita e speranza, sui Doors, ma mi hanno detto che sono cambiato un sacco di cose. Andiamo a vedere, vieni con me, dai. Ciao, io sono Lollo, non so se mi conosci, sono amante dei Doors. Senti, mi hanno parlato benissimo di questo posto. Io vorrei entrare un attimo per creare l'ambience, un ego. Senti, ma fratelli, niente, siete tutte sorelle? Sorelle. Che bellissimo, posso? Prego. Io pure, sempre, Jim Morrison. Cioè, meglio di così si muore, oh, un posto veramente tostissimo. Ragazzi, cioè, veramente, ma poi non c'è casino, non c'è tutta sta confusione, cioè, c'è l'ambience adatto proprio a rilassarsi, bere birra, musica dal vivo. Insomma, un sacco di cose che sono flashatissimo, ma ti giuro vero però. Anche fuori c'è uno spazio bellissimo, guardate, tavolini e il palchetto dove ci sono i gruppi e dal vivo con la mu. Ma che c'è qua? Ma pensano a tutto, pensano! Quante canne, un canneto, che bellissimo, da flash proprio, mamma mia. Allora ragazzi, mi raccomando, vi aspetto se vi volete flashare alla grande, acchiapparvi un casino al Convento Pub, un posto veramente alternativo, bellissimo, tostissimo. Vi lascio perché devo sensibilizzare i giovani amici. Allora siamo pronti? Ripetiamo, perché Jim è vita, perché Jim è speranza, perché Jim è speranza, Jim è in mezzo a noi, Jim è in mezzo a noi. che tostissimi, oh, tostissimi, vero?
ti è piaciuto, Vitto? Indubbiamente, un l'hai visto? Bel posticino. C'è poi gente, capito, che si lasciava coinvolgere, che si faceva prendere. Comunque mi ha fatto impazzire quello strumento che suonava il pianista, Vitto. Cioè, sì, non ma... ti giuro, non mi è mai piaciuto uno strumento più di questo. È un bell'organo di questo. Un organo a canna! Eccola! Chiatottissimo! Aspettavo, le cose da cappottarmi all'indietro. Da te se lo fai veramente. Bellissimo! Mi aspettavo proprio la sorpresa. Senti, io ti devo salutare perché sta per cominciare un programma di televisione con la mia showgirl preferita. Sì, ecco. Hai anche una showgirl preferita, certo, oltre il buon Jim. Lo sai chi è? Pamela Prati. No. Te lo dico. Cannell. Cannelli. No. Temevo. Chiamami Flash alla grande. Temevo qualcosa. Infatti ho detto Pamela Prati per l'erba. Vabbè, comunque.